piace a Pascal, non ci va. Di elementi che ci stiamo godendo in questi giorni, vabbè? Ed è bello appunto essere vostri ospiti per questo. Allora facciamo una cosa, io direi a questo punto volevo per prima cosa ringraziare anche tutti i vostri concittadini che sono venuti e che ho visto sono molto legati all'amministrazione comunale, infatti l'applauso che non si è sentito in radio era scrosciante quando... Spontaneo, e il che le possiamo garantire signor Sindaco che non è che succeda sempre, tutti i giorni, per cui significa che la sua amministrazione sta lavorando bene, il governo comunale sta lavorando bene. Io conosco benissimo i miei concittadini, so la stima che hanno per noi e quella che noi abbiamo per noi, quindi ringrazio ancora una volta di tutti gli attestati di che ci fanno. La possiamo fare questa promessa che Radio Norma sarà presto ospite ancora di Fasano, visto che ci siamo trovati così bene? Intanto verremo lo stesso. Se lei verrà lo stesso, allora questo non può che farmi piacere. Se io devo impegnarmi in un periodo di grosse ristrettezze economiche in cui questo comune si trova, allora credo che dobbiamo. È chiaro, quindi veramente speriamo di esserci di nuovo molto presto perché l'accoglienza è stata fantastica. Sarete con piacere i nostri ospiti tutte le volte che lo vedremo. Noi la ringraziamo, ringraziamo Fasano per l'ospitalità e il provino. No, grazie a voi, spero che il provino sia andato bene e mi vedrete molto presto sugli schermi di Radio Norma e Telenorma, ragazzi. Bene. Mi volete? Volete dire un'altra cosa? Io sì, prego. Un complimento al nostro sindaco e anche a me. Noi siamo gente che siamo, sì, siamo amministratori, però tra gente siamo bello e bello. La gente quando siamo per strada non siamo il sindaco, l'assessore, siamo il mio slogan personale è uno di voi e lo stesso è dentro, ho dato l'anima sempre a Fasano. Understanding you is making me know what to do, the things I honor, I should do, but I trip faster than others, and I hate looking back.